Chef, cosa stiamo preparando di bello? Stiamo preparando nient'altro che uno scorfono spadellato con olio e aglio. Lo andremo a glassare con una vellutata di gamberi e andremo a comporre una sorta di mille foglie. Bene, ho già l'acquolina in bocca. Come entrée abbiamo un cestino di sfoglia di riso con una tartare e dei gamberi reali. È una mille foglie di scorfano con una vellutata di gamberi e degli spinaci croccanti. Questo prosciutto che sto affettando è un prosciutto stagionato 30 mesi ed ha la particolarità di essere una coscia nostrana e non una coscia estera, perché dal colore della carne, color salmone, si riesce a distinguere la salatura e la stagionatura del prodotto. Grande Parma, e la tua famiglia tra l'altro proviene da Salumà importanti che hanno creato una catena di negozi in Torino e poi alla fine una fabbrica che si chiama Musso Alimentari. Questa grande famiglia ha generato molti ragazzi che negli anni 60 avevano bisogno di lavorare e ha generato dei veri e propri salumieri. Il menù che iniziamo stasera inizia con del patè de foie gras e del prosciutto crudo San Daniele stagionato 30 mesi. Poi a seguire ci sarà un salmone in Bella Vista con gamberi reali e dopo ci sarà un risotto al nero di seppie. Tutta roba nostrana, tutta roba italiana, tutta roba del Mediterraneo. Pino gioca moltissimo sulla materia prima. Certo, e poi una sfogliata di pasta di riso, mille foglie con del filetto di scorfano. Bene, buon appetito, e naturalmente questo goloso menù sarà abbinato ai grandi vini dell'azienda Cummo. Il futuro? Il futuro deve ancora arrivare. Per noi deve ancora arrivare, perché siamo in estrema periferia di Torino, in un'area purtroppo non molto avvantaggiata per quello che riguarda il commercio, però deve ancora arrivare, ma arriverà prima o poi. Entrando qua dentro, uno scrigno di sapori, un paradiso delle cose buone.